Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». Pace e bene, carissimi amici, ci ritroviamo ancora insieme per un nuovo appuntamento con il Signore dei giorni. Siamo ormai giunti alla quarta settimana di Quaresima e la liturgia della parola ci pone da una parte di fronte all'esperienza del popolo di Israele, dall'altra di fronte all'esperienza di Nicodemo, che ascolteremo nella pericope evangelica. Ogni volta che il popolo di Israele si allontana dalla legge di Dio e non pone ascolto ai suoi messaggeri e ai suoi profeti, non può che andare verso la rovina e la catastrofe, ma Dio non abbandona il suo popolo. Ascolteremo infatti nel brano tratto dal secondo libro delle Cronache che il Signore, nonostante gli abomini e le infedeltà del popolo, manderà un uomo a liberarli: Ciro, re di Persia. A questo brano la liturgia accosta quello del Vangelo secondo Giovanni, dove si coglie anche un tratto del percorso di fede travagliato di Nicodemo. Gesù incontra quest'uomo di notte e attraverso questo incontro fa delle rivelazioni importanti. Innanzitutto richiama Gesù l'episodio del serpente innalzato da Mosè nel deserto e lascia evincere che era solo il segno di quello che sarebbe stato il momento vero salvifico dell'umanità, cioè l'innalzamento del Figlio dell'uomo da terra. Come all'epoca di Mosè, chiunque avesse guardato il serpente avrebbe ottenuto la guarigione dalla contaminazione velenosa del morso del serpente. Così avverrà per chiunque crede nel Figlio dell'uomo innalzato sulla croce. Sarà salvo, avrà la vita eterna. E Gesù lo chiarirà ancora con queste parole: Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ora, carissimi amici, Nicodemo comprende bene chi ha di fronte, ma non ha il coraggio ancora di testimoniarlo apertamente alla luce del sole. Spesso, probabilmente, ci troviamo anche noi nelle stesse condizioni di Nicodemo. Sappiamo chi è Gesù, che cosa ha fatto per noi, ma non ci comportiamo da veri uomini nuovi, toccati dalla sua grazia. Spesso c'è incoerenza fra ciò che professiamo con le parole e la vita concreta, quella cioè che deve vederci realmente coinvolti nella testimonianza di fede. Alle parole deve corrispondere quindi una condotta di vita coerente.
Il tempo di Quaresima è un tempo propizio, lo diciamo sempre, perché ci dona dei mezzi ulteriori per raggiungere questo obiettivo. Ma è necessaria la nostra disponibilità. Nel cammino di conversione, ecco, il Signore ci assicura la sua forza, la sua assistenza, la sua vicinanza, ma è necessario anche, e io direi soprattutto, il nostro impegno, la nostra volontà e la nostra coerenza. Continuiamo allora ad andare avanti, alzando lo sguardo verso colui che hanno trafitto, per ricevere luce, forza, coraggio per affrontare il nostro, a volte davvero molto difficile, cammino di conversione. Pace e bene e buona domenica a tutti.